I cosiddetti frutti di mare identificano alcuni tipi di prodotti di mare che includono molluschi cefalopodi senza conchiglia, come ad esempio i calamari, le seppie, i polpi, molluschi gasteropodi monovalvi, tra i quali soprattutto ricordo le patelle oppure le lumache di mare, e molluschi gasteropodi bivalvi, tra i quali soprattutto le ostriche e le cozze. I molluschi bivalvi si chiamano così perché dotati appunto di due valve, valve composte da materiale calcareo, valve che includono al loro interno il corpo dell'animale. Si tratta di organismi detti filtratori, in quanto recuperano il materiale alimentare del quale hanno bisogno per vivere, filtrando ogni giorno grandi quantità d'acqua attraverso due sifoni, uno inalante e l'altro esalante. Possono popolare ambienti di acqua dolce, di acqua salmastra o di acqua di mare, per quanto i molluschi bivalvi commestibili sono quelli che provengono, diciamo, prevalentemente dal mare o comunque da lagune. C'è anche da dire che tra i bivalvi sicuramente il mollusco più noto, più famoso, più consumato, quindi anche più allevato e più pescato, è certamente rappresentato dalle cozze, i cosiddetti mitili, dal nome latino Mytilus galloprovincialis. Dopo un triste periodo che è seguito all'epidemia di colera verificatasi in Italia negli anni 70, le cozze sono certamente tornate a trionfare sulle tavole degli italiani e, data la loro grande diffusione, dato il basso costo, data anche la grande versatilità in cucina, esse possono sicuramente essere considerate una vera e propria risorsa alimentare. Ma dopo questo lungo preambolo, entriamo ora nel cuore della nostra trasmissione, non senza aver prima fatto partire la sigla. La storia delle cozze sembra partire da molto lontano. In effetti, già nel Paleolitico, gli uomini preistorici, oltre che di bacche e di frutti che recuperavano dal terreno, pare mangiassero, si cibassero anche di ostriche e di cozze i cui gusci sono stati rilevati come reperto archeologico in diverse grotte e caverne risalenti all'epoca, scoperte in Italia, in Francia, in Spagna e in altri paesi costieri del bacino del Mediterraneo. Ulteriori notizie documentali relative al consumo delle cozze sono state reperite anche in Spagna, in particolare in Galizia, che è una regione settentrionale della Spagna che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Persino gli antichi romani mangiavano le cozze, le consumavano cotte, crude oppure conservate sotto sale. C'è da dire che, per quanto piatto povero, le cozze sono risultate nel tempo assai gradite anche a palati nobili e quindi alle classi più abbienti. Si racconta per esempio che Ferdinando I di Borbone fosse particolarmente ghiotto di cozze, che faceva preparare dai suoi cuochi in tutte le salse anche in occasione dei pranzi ufficiali, delle cene di corte e comunque delle grandi manifestazioni reali. Nel Medioevo, soprattutto a cura di monaci, si perfezionarono in qualche modo le metodiche, le tecniche di acquacultura, ma c'è da dire che fino alla fine del 1800 l'allevamento delle cozze era limitato soltanto ad alcune aree costiere, in particolare presenti in Liguria ed in Puglia. Attualmente nel nostro paese si contano oltre 250 grandi allevamenti di cozze che sono praticamente distribuiti in diverse regioni, dalla Liguria alla Sardegna, al Friuli, al Veneto, all'Emilia-Romagna, alle Marche, alla Puglia, e oltre che nei nomi,
Queste cozze possono variare, di fatto variano anche per alcune caratteristiche, come dire, esteriori, che fanno riferimento per esempio al colore, che fanno riferimento alla consistenza, ma che fanno riferimento anche al sapore. Per esempio, ci sono i cosiddetti moscioli che vengono pescati perché sono selvatici e rappresentano oramai un vero e proprio presidio slow food, vengono, dicevo, pescati a Portonovo nelle Marche e hanno una caratteristica particolare, cioè il loro guscio esternamente è colorato di nero violaceo, mentre internamente è madre perlaceo, per non parlare poi delle cosiddette cozze pelose, che sono particolarmente conosciute nel Barese e che sono tanto brutte esteriormente quanto buone, soprattutto se mangiate crude. Quindi varietà diverse delle cozze, tipologie diverse, per quanto abbastanza univoca sia la componente interna, il mollusco con le sue proprietà nutrizionali, con le sue importanti proprietà dietetiche, delle quali adesso ci parlerà nel dettaglio, come sempre, la nostra biologa nutrizionista. Partecipa a questa trasmissione la dottoressa Dominga Maio. Quali sono i principi nutritivi delle cozze, di questi bivalvi? Partiamo col dire che le cozze hanno un apporto calorico abbastanza basso, circa 84 kcal per 100 g di prodotto. Contengono molte proteine nobili, circa 11,7 g per 100 g di prodotto. Contengono pochi grassi, tra cui principalmente acidi grassi insaturi, come il famoso omega 3, dalle ben note proprietà benefiche per il sistema cardiovascolare e proprietà antinfiammatorie. E poi contengono colesterolo, circa 120 mg per 100 g di prodotto. Contengono anche molti sali minerali, molte vitamine, tra cui la vitamina B12 e tra cui come sali minerali lo zinco, il selenio, lo iodio e il ferro. Quindi diciamo che questi bivalvi, questi molluschi, hanno un alto valore nutrizionale considerando i loro principi nutritivi. Ma dobbiamo scegliere naturalmente le migliori in commercio. Come riconoscere la qualità dei bivalvi? Principalmente la prima regola è quella di controllare la provenienza, non devono derivare da zone che non sono state controllate dal punto di vista igienico e dobbiamo sempre controllare che si trovino in quelle classificazioni di igienicità, soprattutto di tipo A, che rende il prodotto un prodotto ideale che non è necessario depurare prima di portare a tavola. Quindi dobbiamo principalmente osservare l'etichetta, dobbiamo verificare che sia presente il nome del bivalve, dobbiamo verificare che sia presente la provenienza e osservare anche i metodi di conservazione delle cozze che sono indicati appunto sull'etichetta stessa. Una cosa importante è per verificare ad occhio nudo la qualità delle cozze è osservare il guscio deve essere lucente, nero, l'odore deve essere molto leggero, gradevole. Inoltre, come consumare i bivalvi? Di solito si suggerisce di non consumarli crudi, di non acidificare la cozza soltanto col limone e poi gustarla, in quanto particolari patogeni che possono sfuggire al primo controllo sanitario, in quanto sono patogeni che possono essere rilevati soltanto con indagini sanitarie, indagini di laboratorio molto complesse, molto approfondite, appunto possono sfuggire e possono creare problemi poi al nostro intero organismo. Quindi è meglio cuocere i bivalvi, cercare di cuocerli e prolungare la cottura per almeno 5 minuti da quando le valve si sono aperte, in maniera tale da appunto distruggere quei patogeni che possono essere presenti e quindi non consentono poi di farci gustare appieno il valore nutrizionale delle cozze. Dunque le cozze alimento prelibato, abbiamo detto vera e propria risorsa alimentare nel nostro paese, alimento dotato di proprietà dietetiche e nutrizionali importanti, lo abbiamo sentito prima, alimento molto cercato dai gourmet, dai buongustai, che spesso fanno a gara per scovare, per trovare le differenze nelle diverse tipologie di cozze, partendo perfino dal sesso, nel senso che il mollusco femmina, più carnoso e più dolce, ha un colore arancione vivo, arancione brillante, differentemente per esempio dal mollusco maschio che invece ha un colore tendenzialmente giallo. Quindi
diverse, come dire, sono le caratteristiche che possono differenziare le cozze tra di loro, che seppure hanno proprietà nutrizionali univoche, hanno anche delle controindicazioni da non sottostimare. Ma prima controindicazione: la cozza è, al pari di altri alimenti, i crostacei per esempio, ma anche altri alimenti vegetali che abbiamo trattato in diverse nostre precedenti trasmissioni, le cozze sono degli alimenti chiamati istaminoliberatori. Perché? Perché sono capaci di liberare istamina nell'organismo del soggetto che dovesse mangiarle. Possono liberare istamina soprattutto in quei soggetti allergici, tanto più in quei soggetti allergici che dovessero già avere in corso una reazione allergica prodotta da altre cause, non so, allergia al polline, allergia alla polvere, allergia ad altri alimenti, allergia a farmaci. Quindi in questi casi una eventuale reazione allergica già in corso verrebbe ulteriormente potenziata, verrebbe esplosa dalla cozza, che è in grado di liberare istamina, facendo così arrivare il paziente allergico ignaro a reazioni importanti tipo asma, tipo orticaria, tipo edema e fino addirittura allo shock anafilattico. Dicevo prima che la cozza è un organismo filtratore, quindi filtra grandi quantità d'acqua, filtra diversi litri di acqua al giorno, acqua di mare, acqua salata, acqua carica di sodio. Quindi il mollusco in quanto tale filtra sodio, contiene al suo interno grandi quantità di sodio, per questo probabilmente sarebbe il caso che i soggetti con ipertensione sodio-sensibile assumessero o assumano o mangino o consumino cozze in quantità piuttosto controllata, in quantità direi limitata. Sempre in ragione della loro grande capacità filtrante, le cozze sono anche in grado, evidentemente, come tutti sappiamo, sono anche in grado di filtrare, quindi di recuperare al loro interno agenti patogeni che derivano appunto dall'acqua di mare nella quale il mollusco vive, cresce e poi si sviluppa. Questo a causa ovviamente dell'inquinamento delle acque marine. E qui si apre un capitolo che è piuttosto ampio e che si arricchisce di nuovi elementi. Ci sono per esempio tra gli agenti patogeni che possono essere presenti nelle cozze le cosiddette biotossine algali. Beh, si tratta di tossine che vengono prodotte, devo dire oramai in grande quantità, da alcuni tipi di alghe unicellulari tossiche che costituiscono il cosiddetto fitoplancton, che si va particolarmente sviluppando nelle nostre acque per cause diverse, intanto a causa di una progressiva eutrofizzazione delle nostre coste, ma anche a causa di un progressivo inquinamento delle nostre acque, per esempio a causa di acqua di zavorra che viene scaricata appunto nelle acque marine in grande quantità dalle navi da carico. Bene, queste tossine, considerando che appunto questo fitoplancton si va progressivamente espandendo, queste tossine possono essere di due tipi. Si parla di tossine idrofile e di tossine lipofile. Queste ultime sembrano essere più particolarmente abbondanti nelle nostre acque e nel caso noi dovessimo mangiare cozze eventualmente contaminate appunto da queste tossine, beh, potremmo avere una serie di disturbi, soprattutto intestinali, disturbi che possono comparire da 30 minuti a 7 ore dopo aver ingerito appunto cozze eventualmente contaminate, disturbi che sono soprattutto, dicevo, di tipo intestinale, sono rappresentati da sensazione di nausea, da dolori addominali, da diarrea generalmente non sanguinolenta, da stato di malessere generale. Sono sintomi che possono durare fino ad un massimo di 48 ore, di due giorni, dopodiché appunto la patologia tende ad esaurirsi da sé. Questa patologia può non essere esclusa cuocendo le cozze, cioè mangiandole cotte eventualmente, proprio in ragione del fatto che queste tossine di cui parlavo precedentemente sono termostabili, quindi non vengono distrutte dal calore, e pertanto l'unica misura preventiva che sia davvero efficace è rappresentata da un'azione di monitoraggio costante delle acque nelle quali appunto le cozze vengono allevate, e semmai di
di un controllo random da effettuare appunto sul mollusco attraverso esami chimici particolari. Altri agenti patogeni, più noti, decisamente più storicamente noti, sono rappresentati da agenti virali tra i quali primeggia soprattutto il virus dell'epatite A, che per fortuna è un virus termolabile, per cui la cottura delle cozze tende ovviamente a distruggere, ad annullare appunto l'azione del virus stesso. C'è da dire che questo virus è in grado appunto di procurare epatite A, che tuttavia in alcuni casi può decorrere anche in forma completamente asintomatica, cioè senza procurare nessun tipo di disturbo. In caso contrario, dopo un periodo di incubazione che può arrivare fino a 30 giorni, l'epatite A appunto trasmessa dal virus che era appunto contenuto nella cozza che abbiamo mangiato, questa epatite A tende a manifestarsi in che modo? Beh, intanto con sintomi intestinali che sono la nausea, che sono il vomito, che sono la diarrea, che sono poi progressivamente un dolore, anche fiacchezza, senso di astenia, debolezza, poi sono progressivamente, tra gli altri sintomi, sono da considerare un dolore che compare soprattutto nell'ipocondrio di destra, dolore che si associa poi alla progressiva comparsa di un ittero, quindi un colorito giallastro della pelle, ittero che a sua volta si associa a prurito, si avranno urine scure e feci tendenzialmente chiare. L'epatite A è un processo che si esaurisce clinicamente in un arco temporale di un paio di settimane, 2 o 3 settimane, e solitamente, abitualmente, non cronicizza. Altro virus che può essere trasmesso dalle cozze è rappresentato dal cosiddetto noravirus. I noravirus sono i classici virus della diarrea, hanno un periodo di incubazione che può variare dalle 12 alle 48 ore, si manifestano i sintomi appunto legati a questo tipo di infezione, si manifestano con nausea, mal di pancia e con diarrea non sanguinolenta. Anche in questo caso l'infezione si autolimita, nel senso che dopo un paio di giorni appunto la malattia o comunque il quadro patologico tende gradualmente a ridursi, abitualmente non c'è bisogno di ricovero, e anche in questo caso il virus, essendo termolabile, può essere facilmente distrutto appunto con la cottura delle cozze. Quindi attenzione particolare, sicuramente non priviamoci del gusto delle cozze, non priviamoci del piacere appunto di una impepata di cozze, ovviamente molto meglio se cotte. Preoccupiamoci sempre di controllare la provenienza del materiale alimentare che poi appunto andremo a consumare, perché al primo posto deve sempre rimanere l'attenzione alla salute. Salve a tutti, oggi vi presentiamo un piatto molto estivo, uno spaghetto alla chitarra con cozze e salsa al pomodoro datterino. Tritiamo prima lo scalogno, lo mettiamo a soffriggere, aggiungiamo i pomodori datterini, poi aggiungiamo un pizzico di basilico e lasciamo soffriggere il tutto. Una volta che i pomodori sono cotti, li mettiamo in una bowl e li frulliamo con un mixer a immersione. Nel frattempo mettiamo a soffriggere dell'aglio, aggiungiamo le cozze fino a quando non si aprono. Scoliamo l'acqua delle cozze e togliamole dai gusci. Buttiamo giù la pasta, la scoliamo al dente e aggiungiamo dell'acqua di cottura all'interno del sughetto cozze. Continuiamo la cottura all'interno del sughetto, mantechiamo con un po' d'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo a fine cottura le cozze. Una volta mantecata, impiattiamo e decoriamo con la salsa fatta precedentemente, aggiungendo del prezzemolo tritato. E il piatto è pronto per essere servito.